C'era una volta una signora anziana che viveva da sola. Un bel giorno, purtroppo, i suoi occhi si ammalarono e la sua vista peggiorò notevolmente. Contattò allora un medico a pagamento, il quale si recava a casa sua tutte le settimane. Per curarla, egli usava un unguento che le spargeva sugli occhi e diceva: «Abbassi le palpebre, signora, così potrò medicarla». La donna così faceva. E ogni volta che riapriva gli occhi si accorgeva che mancava un oggetto da casa. Questo si ripeteva tutte le volte che il dottore andava da lei e alla fine della cura il medico le aveva sottratto tutti gli oggetti che ella possedeva. Quando l'uomo le chiese il compenso, ella si rifiutò di pagarlo, pensando che con il furto era già stato retribuito abbastanza. Il medico a quel punto la portò davanti ai giudici. Questi la interrogarono ed ella rispose: «I patti erano che io avrei pagato le cure se queste avessero sortito effetti positivi, ma non è stato così». «Si spieghi meglio, signora», esortarono i giudici. La donna allora aggiunse: «Io, in casa mia, prima vedevo tutto, oggetti, suppellettili, arredi, ora non vedo più nulla». I giudici condannarono così il medico per furto e la signora tornò a casa felice di aver avuto giustizia. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che le persone disoneste, a causa della loro avidità, non si accorgono di fornire capi di accusa contro loro stessi. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.